Quando ero piccolo, il mio più grande desiderio era quello di ricevere in dono il celebre giocattolo Mister Muscolo. Ma mio papà, siccome non voleva sganciare 40.000 lire, eh sì, perché costava un botto, decise invece di comprarmi questi due pupazzi in gomma di Batman e Spider-Man. Valore totale di entrambi pari a 2.000 lire, però erano due. E mi fregò così. È da quel giorno che sono segnato psicologicamente. Ciao a tutti, farabutti da Billy Foster, meglio conosciuto come le Top Commentator di YouTube. Ed oggi, ragazzi miei, io pensavo che il mio disagio a quest'età fosse dipeso dal fatto che io abbia bevuto il latte di Chernobyl, visto che sono nato nel 1985. E invece mi devo ricredere, perché dopo un'attentissima analisi ho capito che probabilmente la mia mente disagiata deriva dai giochi che avevo da bambino. Giusto per dirvi, noi giocavamo con pupazzetti di tizi in mutande. Come dovevamo crescere? Cioè, He-Man per esempio, no? Sto tizio con cosce muscolose e capelli a caschetto alla Nino D'Angelo, oppure i Thundercats, uomini gatto, ovviamente anche loro in mutande. Ma non siamo qui per parlare di uomini gatto gay, ma siamo qui per parlare di quei giocattoli che ci hanno reso uomini disagiati di oggi. Quindi, ragazzi miei, prima di iniziare vi invito a mettere mi piace a questo video se state guardando questo video, ed invece a mettere non mi piace se avete un cugino che si chiama Vincenzo Antonio Pisciarella. Vi ricordo ovviamente che ogni lunedì alle 14 esce un mio nuovo video, anche l'estate. Soprattutto iscrivetevi al canale, sotto in descrizione vi metterò anche il mio gruppo Facebook dove potrete venire a fare i cavoli vostri. Ma adesso dobbiamo iniziare, ed inizieremo da questa foto. Vedete? La vedete? Questo era il 1995 e sapete come si chiamava questo gioco? Horribilus! Ciao, io sono Horribilus e questo è il mio laboratorio di cibi orrendi. Proprio così. Questo gioco consisteva nel creare delle gelatine, cioè caramelle praticamente, a forma di svariati insetti. Ma molto buoni. Molto buoni. Per nulla. Mi scusi, buon uomo, ma io ricordo che tali creazioni sapevano di guano, di pipistrello. Le vedete queste bustine qui? Cioè, io non ho idea di cosa ci fosse all'interno. Probabilmente gli scarti di qualche azienda farmaceutica. Sì, perché il sapore era simile alla bioketasi. Non c'erano molti videogiochi all'epoca, cioè c'erano, ma erano delle schifezze incredibili. Quindi noi stimolavamo la nostra creatività creando appunto delle robe da mangiare, no, noi maschietti, e creavamo ste robacce, ste caramelle incredibilmente schifose, mentre le femminucce si dilettavano con la cucina. Ed infatti fece qui la sua apparizione il giocattolo più ambito dalle bambine. Guarda mamma, dolce forno Harbert. Che buoni questi dolci, come sei brava! Quei dolci li ha preparati qualcun altro, perché io ricordo tutt'altro. Cioè, io mi ricordo che da quella macchina infernale usciva tutt'altra robaccia. I manicaretti prodotti da quel macchinario erano più simili ad un deretano, sì. Mi insegni a fare i dolcini? Con dolce forno Harbert. Guarda, è facilissimo! Impasto gli ingredienti, verso il tutto nel suo stampino ed esploderà tutto, visto che veniva alimentato da batteria al plutonio, sto coso qua. Questo attrezzo fu una grande fortuna per l'Enel, che incrementò l'utile aziendale del 300%. E lo metto a cuocere nel forno. Dolce forno Harbert. Guardiamo come lievita, controlliamo la cottura e in pochi minuti il mio dolce è pronto. Cioè, quello sarebbe un dolce, eh? Cioè, a me sembra una ciofeca. Ora capisco perché molti siano poi diventati i vegani. Rimembrano praticamente questi fantastici cibi di estetica e sapore opinabile. Ora lo guardiamo con fantasia.
fermo! Sì, fermo tu! La cucina è solo per le donne, o almeno così si pensava in quegli anni. Ma quel bambino non si arrese, quel bambino biondo voleva cucinare e fu così che oggi lo conosciamo con il nome di Gordon Ramsay. E fu proprio in quegli anni che cercarono di avvicinare noi maschietti alla cucina. E noi con cosa giocavamo? Con i pupazzetti, no? Con quei tizi mutanti che vi ho detto prima. Quindi come si poteva, diciamo, associare le due cose, cucina e pupazzetti? E fu così che a qualcuno gli venne un'idea geniale. Perché non creare del cibo che fa ammazzate? E infatti furono creati i Food Fighter, che poi sarebbero questi qui, cioè dei soldati che facevano ammazzate. Cioè, ci stava questo che era il capo, che era praticamente un cheeseburger, poi questo che un hot dog, sì, un hot dog, questo che per esempio è una fetta di pizza, poi c'era un gelato, sì, un gelato, poi come faceva a non sciogliersi non si sa, poi c'era quel figaccione del sergente patatine fritte e lui, sì, lui, un dannato panguccciolo che poi, preso da nostalgia, volevo veramente comprarlo, sono andato su eBay e l'ho trovato a 49 euro, cioè 49 euro per un pangucciolo, eppure 12 euro di spedizione. Io sono povero, cioè vi prego, compratemelo voi, vi prego, lo voglio, ma sono povero, fine. Ed è appunto da quel giorno che si dice ai bambini di non giocare con il cibo, perché ricordo un fattaccio che successe a me personalmente, che presi il sergente cheeseburger, lo lanciai a mio fratello che lo schivò abilmente e andò a finire su mia madre, che sfoggiò la sua arma, ovvero lo zoccoletto di legno, unica arma educativa contro i bambini iperattivi, che poi non è che faceva male di più. La mia educazione appunto fu regolamentata dallo zoccoletto di legno e non dalla scuola, perché io andavo a scuola solamente per sfoggiare i miei trucciolones. Attenzione, trucciolones, trucciolones, trucciolones. Oggi siamo in trasmissione. E sì, quando bastava aggiungere una S finale alle parole per sentirsi figo. Ma madonna, che disagio. Trucciolones, 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 che passione. Sì, che passiones proprio sti trucciolones. Praticamente questi venivano attaccati agli zaini per andare a scuola e la loro utilità era pari a delle lamette Gillette ad un convegno di affetti da alopecia. Però non ho mai capito cosa ci fosse di interessante in questi oggetti. E soprattutto nello spot usciva questa voce: articoli brevettati. Tipo a dire, mi raccomando, non ci rubate questa geniale idea di creare delle facce con capelli di gomma in testa, non ci provate, non vi permettete proprio. Nessuno infatti si permise di rubare questa idea geniale, ma qualcun altro ebbe l'idea di mettere in commercio un orsetto molto, molto speciale. Chiamma, chiamma! Siamo bello a giù. Ma tu chi sei? Sì, vorrei saperlo anch'io. Chi sei tu? L'orso Ciro. Ciro, Ciro. Un orso che parla. A me piace parlare. Sì, avete capito bene. Un orsacchiotto napoletano. Probabilmente creato per placare dissidi tra nord e sud. Prima dell'avvento di Capitan Salvini, il cattivo era l'uomo del sud, non gli immigrati. Quindi questo pupazzo fu creato per far sì che i bambini prendessero in simpatia i meridionali, come il sottoscritto. Ovviamente fu un flop clamoroso. Al nord andava molto di moda il pupazzo di Zorro e a Napoli preferivano acquistare orsetti tarocchi tipo questo, no? Per andare a risparmio. Metti un vestitino e non sembra più un orsacchiotto da povero. Cacciamuso, pancia e mano, e lui parla napoletano. È Ciro e dice un sacco di frasi. Per non parlare poi di altri pupazzetti disagiati, tipo Iano. Il mio nome è Iano. Che fa rima con... Vabbè, non lo diciamo, che è meglio. Mi dica pure. Pronti per una grande avventura?
E dipende da lei cosa intende per una grande avventura. Non che mi ispiri molta fiducia con quello smalto, poi. Però vabbè, dai, raccontami qualcosa, che so, tipo la storia del segreto della pietra canterina, che mi piace tanto. Tanto tempo fa, Lauretta e suo fratello Marietto vivevano in un villaggio piccino picciò, dove nessuno sapeva cantare. Ok, praticamente da quelle parti tutti facevano trap, ma quindi? Così un giorno decisero di cercare la pietra canterina, di cui avevano tanto sentito parlare, per portare il dono della musica al loro paese. E mi scusi, ma non bastava contattare, che ne so, qualche maestro di canto che magari con una decina di euro all'ora imparavate a cantare? Cioè, mi sembrate un po' tirchi da quelle parti. Mentre camminavo nel bosco li incontrai. E beh, quindi gli hai dato tu lezioni di canto? Fammi capire un po'. E secondo te chi parlò per primo? Beh, secondo me sicuramente Marietto. Prendi il pulsante verde di Lauretta o il pulsante rosso di Marietto? Marietto disse: ciao Iano, aiutaci a cercare la pietra canterina. Iano però non aiutò a trovare la pietra canterina perché appunto era un giocattolo, cioè poteva solamente muovere gli occhi e raccontare storie senza senso per stimolare la creatività di noi bimbi. E che poi, ora ditemi voi, che storia brutta è quella della pietra canterina. Anzi, se qualcuno la conosce, vi prego, me lo faccio sapere e lo scriva nei commenti, perché credo ormai che molti di noi lo vogliano sapere come vada a finire, no? E soprattutto scrivete nei commenti i giocattoli di saggio che avevate voi da bimbi, magari, che so, ci potrei fare un altro video a riguardo e poi potremmo urlare tutti insieme. Evviva!